Nel cielo di aprile, che brillava di azzurro e limpido e terso, si perdeva la dolce ebbrezza della follia primaverile. Chiusi ancora in piccoli bocci, i fiori d'arancio sembravano affacciarsi in punta di piedi dalla cima degli alberi dietro le case, in fondo al cortile. Insistente e indaffarato, un chiacchiericcio di miriadi di passeri e pettirossi faceva la spola tra un fico e un ciliegio, mentre in un grosso secchio di latta, dinanzi a una lurida porta, si cullava la fresia fiorita. E poi c'era l'aria, quell'aria profumata di nuove speranze, che, una volta inspirata, sembrava viaggiasse nel sangue e andasse a pungere il cuore. Bentrovati ad un nuovo appuntamento con la rubrica Leggo dopo il TG. Avete ascoltato Maria Rossi, scrittrice di Angri, ma conosciamola meglio. Maria Rossi è una persona che ha avuto la passione di scrivere fin da bambina e che poi è riuscita a concretizzare questa passione quando, grazie a un concorso letterario, ha avuto la pubblicazione di un primo racconto e quindi ha deciso di continuare questa passione in modo costante, anche perché ha trovato poi una casa editrice che l'ha apprezzata e quindi l'ha pubblicata, sia con romanzi, con racconti e anche con favole. È una persona, Maria Rossi, che si ispira nelle sue descrizioni, soprattutto all'agrocelino sarnese, quindi alle terre locali, ai monti lattari che delimitano questa terra, e i luoghi del mio scrivere sono proprio questi in cui ci troviamo adesso, insomma, questi giardini stupendi che potete vedere. Considerata dalla critica la punta di diamante della letteratura neo-meridionalista, Maria Rossi esordisce con Quando si alza il vento di terra. Ne abbiamo parlato con lei. Cominciamo dal primo romanzo, Quando si alza il vento di terra. Quando si alza il vento di terra è un romanzo che mi è stato quasi commissionato, possiamo dire, perché un amico, dopo aver letto il racconto con cui io ho vinto un concorso letterario, mi chiese quasi con emozione se ero desideroso, oppure insomma ero interessata a scrivere la storia di sua madre, che era molto particolare. Quando mi raccontò questa storia, devo dire che mi innamorai subito sia del personaggio che di tutti i fatti che erano accaduti, insomma, in questo periodo storico, e feci immediatamente la stesura di questo romanzo, e nacque Quando si alza il vento di terra, che è ambientato a Pagani, vede protagonisti la Basilica di Sant'Alfonso, via Cesarano, soprattutto Barbazzano, uno dei cortili di Barbazzano in cui nasce e si sviluppa la storia di questa donna e di questa figlia adottiva, che è in effetti adottiva per legge, ma che è sua naturalmente perché l'ha amata come solo una madre vera può fare. La storia di una donna forte, la storia di tanto amore, ma soprattutto di tanto perdono. Sì, è una storia di amore e di perdoni. Luciella, questo è il nome della protagonista, perdonerà Dio per tutte le sofferenze che le causerà con questa sua figlia adottiva che lei ha amato tanto, perdonerà la società che le toglie questa figlia senza giustifica, perché la legge diceva così, era una situazione a cui non si poteva scappare. Ma Luciella amerà tantissimo i suoi figli, amerà tantissimo sia quella adottiva che quelle che verranno, e amerà anche l'uomo che non capirà mai qual era il suo animo, il marito, che secondo le usanze del tempo, insomma, era solito alzare le mani sulla donna, ma anche per lui Luciella avrà amore e perdono. Una scrittrice che mette in risalto la famiglia, il rapporto genitori-figli, ma soprattutto la figura della donna. Maria Rossi parla al cuore di ogni lettore con passione e spontaneità e soprattutto tanto carisma. Nei suoi romanzi L'agro-nocerino sarnese, Angri, Sant'Egidio del Monte Albino, Pagani, insomma tutta la Valle del Sarno.
Lilina, io i miei figli li bacio di notte, quando dormono. Di giorno mi devono ubbidire, altrimenti le buscano. Io sono sola e non tengo nessuno. Quando Peppinella parlava della sua solitudine, sembrava volesse chiedere perdono ai figli per il suo amore nascosto e inconfessato, simile a quel pane nero che spesso, liberato, sfornava impietoso quando dimenticava di aerare per tempo il suo forno. Sotto la scorza di quei tozzoli di pane bruciato si nascondeva invece un cuore fragrante e saporito che faceva la gioia di chi non poteva permettersi altro. Come il pane nero è la storia di Peppinella Stagnara, che è una donna forte pure lei e che somiglia appunto al pane nero, quello che sembra a prima vista brutto perché bruciato, maltrattato dal forno a legna, ma che invece nasconde un cuore fragrante e saporito. Così è Peppinella. Peppinella è una donna che ama i suoi figli e li bacia di notte, come dice insomma questo passo che ho letto, perché secondo lei il nascondere l'amore ai suoi figli serviva per renderli forte. E doveva renderli forti perché ci troviamo in un periodo storico in cui la guerra devasterà le zone, le nostre zone, come tutta l'Italia ovviamente, e devasterà le famiglie, in quanto la guerra rapirà tantissimi giovani e non li farà tornare più. E Peppinella doveva combattere contro questo destino e per fare questo lei pensava il modo migliore fosse di nascondere il suo amore in modo da rendere i figli immuni e pronti a tutto ciò che la vita gli avrebbe riservato. Parliamo adesso del suo ultimo romanzo, Melella, ma partiamo dal titolo. Perché Melella? Melella è il nome della protagonista, il diminutivo. Lei si chiama Carmela Soriente, ma tutti la chiamavano Melella, come diminutivo di Carmela, ma anche perché Melella derivava non solo dal diminutivo un po' nostrano, insomma, nel vernacolo del nome, ma anche perché era il diminutivo anche della mela. Le mele annusche sono nostre, sono mele del sud, le mele rosse del sud, e lei le aveva stampate sugli zigomi da piccola, e quindi il fratello Giovanni, altro protagonista del romanzo, ne tira fuori questo diminutivo, sia che si riferiva sia al nome, ma anche a questa sua particolarità di avere gli zigomi rossi come le mele. Lavori in cantiere? Sì, sto lavorando a un romanzo su Don Enrico Smaldone, che ha fondato la Città dei Ragazzi. Spero di concluderlo entro l'anno, ma non sono sicuro, perché è un romanzo molto impegnativo, perché sto cercando delle testimonianze. Non so se riuscirò a completarlo, ma ci conto tanto, anche perché credo che ci conti anche lui. Una sorta di segni che ho avuto mi dicono che forse Don Enrico vuole il mio romanzo, e io ce la farò. Poi questa è una terra baciata dal Signore, Don Enrico Smaldone, Don Carlo La Mura, il Beato Alfonso. Sì, infatti, trovarmi coinvolta in queste santità mi fa sorridere un po', mi rende un po' titubante nell'approcciarmi a queste cose, ma il mio sarà solo un romanzo, quindi che prenderà sfondo dalla realtà, ma i fatti saranno comunque romanzati, perché dovrò inventarmi, dovrò insomma un po' vedere quali possono essere stati i dialoghi e le situazioni che ha vissuto questo personaggio nel creare ciò che ha creato. Non solo romanzi, ma anche tanti racconti, tante favole. Sì, le favole sono state un po' una sorpresa anche per me, perché le ho scritte un po' per dedicarle al mio figlio piccolo, l'ultimo figlio, però poi pensai di partecipare ai concorsi e li ho vinti, e ne ho avuto una pubblicazione molto bella, illustrata, a quel tempo mi dissero che erano favole moderne perché toccavano delle tematiche particolari, quindi non la solita bacchetta magica delle solite favole, ma favole che toccavano temi moderni, che andavano benissimo, e quindi era giusto premiarli, e quindi per me fu una grossissima sorpresa e una bella gioia. Un invito ai telespettatori di Leggo dopo il TG? Beh, l'invito innanzitutto a vedere la tua trasmissione, che sei molto brava, e mi è piaciuta la puntata che ho già visto. E invito a leggere in generale, perché la lettura è una cosa bellissima, crea emozioni, lascia emozioni che difficilmente si possono avere diversamente, e poi se vogliono leggere anche i miei libri, ma con molta discrezione, senza nessuna pubblicità. Grazie. Vi ricordo che i testi appena citati potete trovarli alla Cartolibreria Contieri ad Angri, in corso Vittorio Emanuele. La rubrica Leggo dopo il TG per oggi finisce qui. Appuntamento alla prossima settimana.